Stesso bar, stessa porta, stessi danni e stesso bottino. Il bar è quello del quartiere di Fano 2, la porta sempre quella sul retro e il vetro rotto è sempre lo stesso, quello in basso. Anche il bottino è sempre il medesimo, cioè niente per il momento, perché l'obiettivo del ladro è sempre il medesimo, lo scambia soldi vicino alle slot machine, che però ha resistito anche questa volta all'assalto del furfante di turno. Sembra un furto fotocopia di quello che è successo alcune settimane fa, sempre nello stesso bar. Spaccata notturna, gran botto, vicini che si svegliano e che vedono il ladro, reso però irriconoscibile da una felpa nera con cappuccio. Che hanno chiamato i carabinieri che sono arrivati, però lui non c'era. Sono arrivati 5 minuti dopo che dell'accaduto e non sono riusciti a vederlo, anche se lui ancora era qui nelle vicinanze, perché comunque aveva usato una spranga di ferro. E niente, l'era andata a nascondere e quando è tornato oltre per venire insomma a rubare, a cercare di rubare qualcosa, sono arrivati i carabinieri e lui è riuscito a fuggire un'altra volta. Il morale del giovane gestore del bar non subisce contraccolpi per il momento, ma certo è che un po' di apprensione per questa situazione che si reitera a breve distanza di tempo, preoccupazione ne porta. I carabinieri della compagnia di Fano ora indagano su questa seconda violazione e non si esclude nessuna pista, compreso il fatto che sia sempre lo stesso malvivente a ripetere il tentativo di furto, conoscendo ormai il punto debole del locale e prevedendo anche la reazione dei vicini e i tempi di intervento delle forze dell'ordine, provando a fare prima o poi il colpaccio al bersaglio grosso, cioè le macchinette mangiasoldi, dato che questa, come l'altra volta, non tocca nulla, né fondo cassa, né viveri e né altri oggetti all'interno del bar. Ma non sempre può andargli bene, come recita il proverbio, tanto la gatta al lardo va che prima o poi ci lascia lo zampino.